Grazie, grazie Corsini. 0-0, 44esimo di una partita che anche in questa ripresa ha detto poco. Diciamo qualcosa, noi non vogliamo anticipare i commenti, ma comunque una sintesi veloce di quello che si è visto e non si è visto soprattutto. Sì, pochi minuti al termine, Giovanni, attendiamo naturalmente il recupero. Una partita, 90 minuti giocati interamente a cercare di non prenderle, più che altro per offendere. Qualche buona opportunità nel Parma e nel Bologna, soprattutto nel primo tempo, sostanziale equilibrio nella ripresa, bravissimi portieri in due sole circostanze, da un lato Pavarini nel primo tempo su Mudingai, dall'altro Gillet su un colpo di testa da distanza ravvicinata. Fatto sta che mantiene questo 0-0, che è l'esatto specchio di quanto visto in campo, gli esatti valori che hanno fatto vedere queste due squadre in campo fino a questo momento. Calcio di punizione per il Parma dal settore destro, quasi una sorta di calcio d'angolo corto, lo batterà Palladino, un solo uomo in barriera e Gimenez penetra, anzi si allontana Gimenez adesso e resta Diamanti a cercare di opporsi alla parabola di Palladino. Sale Biaviani, salgono anche i difensori, la parabola non esce Gillet, ma c'è il fischio di Bergonzi che vede una spinta probabilmente di Lucarelli ai danni di Antonsson, due armadi, due giganti. Fatto sta che Lucarelli è quello che ha spinto più di tutti e quindi l'arbitro gli ha dato punizione contro. 0-0, 45esimo, e naturalmente teniamo d'occhio anche la lavagna luminosa per il recupero. Sì, per il recupero che indicativamente potrebbe essere di 3 minuti, visti anche i cambi, non visto il punteggio che è maturato fino a questo momento. Ma attenzione però, perché attacca ancora il Bologna, ultimi assalti. Jimenez, pallone per Di Vaio, salta bene di testa Capitan Lucarelli e poi di testa perfezione il rinvio via Viani. Il pallone rimbalza davanti a Palladino che però non riesce a superare Antonsson, nuovo pallone scagliato nell'area avversaria con Jimenez che guadagna un calcio d'angolo, ci spera il pubblico di casa, e il quinto tiro dalla bandierina e va Diamanti che ha il radar nel piede sinistro. Salvano allora adesso i difensori Raggi, Antonsson e Portanova, c'è Mudingai, c'è Di Vaio e c'è soprattutto il sinistro dalla bandierina di Diamanti con Perez ultimo uomo, Rubin che è al limite dell'area di rigore, 5 uomini, 6 con la maglia del Bologna nell'area avversaria, la parabola di Diamanti, tutto vano perché questa volta il fallo in attacco è stato commesso probabilmente da Antonsson. 0-0, i minuti di gioco sono 45 e 30 secondi nel corso della ripresa. Sì, e Bergonzi non fa neanche arrivare il pallone in area perché prima ha fischiato in fase d'attacco per il Parma, perché i due giocatori stavano facendo, come si dice molto in gergo tecnico, a sportellate. La stessa cosa è accaduta adesso nell'area di rigore del Parma, quindi al contrario, fallo in fase d'attacco, fallo quindi per i difensori del Parma che vanno naturalmente al rinvio con il portiere Pavarini. Anche in questo c'è stato dunque, Giovanni, il sostanziale equilibrio. Sì, appunto, detto dei 3 minuti di recupero, allora andiamo a vedere che cosa succede nella metà campo avversaria con Gillet, due palloni in campo, Rubin gli allontana quello più lontano, Gillet invece porta il suo quasi all'altezza della tre quarti, poi lo smista con una manata in direzione di Portanova. Portanova adesso deve sistemare il pallone, quindi non ci meravigliamo se il recupero, ci sa il recupero del recupero. Fatto sta che questo pallone è stato nuovamente destinato 10 metri all'indietro verso Gillet. 1-0-0 che non si schioda, un destro che invece, quello di Gillet, allontana il pallone il più possibile dai propri 16 metri, con Valiani che prova a fare lo stesso di controbalzo, sempre di destro, a cercare di servire Floccari. Pallone che rimbalza davanti a Garitz, che poi di destro sceglie una parabola difficilmente controllabile da Diamanti, ci prova invece Di Vaio di testa, tentativo di far viaggiare Diamanti sull'out destro secondo il fronte d'attacco del Bologna, tutto vano perché Musacci riesce ad allontanare la palla. Di calci se ne sono visti forse troppi, di calcio poco, il Parma ci prova, probabilmente una delle ultime occasioni della partita. Ricordiamo, siamo entrati nel 48esimo minuto di gioco, tentativo poi sul settore sinistro vicino a Pioli, un giocatore del Bologna, Rubin, nella corsa finisce in pratica nella zona tecnica e Pioli deve evitarlo con un salto, lo aiuta adesso a rimettersi in sesto e quindi nelle condizioni per poter sferrare l'ultimo attacco della partita. 48esimo, 0-0 tra Bologna e Parma. Sì, 0-0 tra Bologna e Parma, ultimi potenziali attacchi da parte del Bologna che adesso cercherà di sfruttare questo calcio di punizione proprio sulla linea di centrocampo. Salgono i giocatori del Bologna all'interno dell'area di rigore del Parma,
parte proprio il cross in questo momento. Pallone che rimbalza davanti a Gobbi, che di testa lo smista male verso Mudingai, colpo di testa di Galiz, sbaglia la porta Gimenez, deve vincere l'assedio di Paletta esterno della rete, ha tentato un cross più che un tiro in porta, voleva il calcio d'angolo, c'è invece il fischio finale dopo 3 minuti esatti di recupero. Bologna 0, Parma 0, Antonio Monaco e Giovanni Scaramuzzino ringraziano per l'assistenza tecnica Maurizio Gualandi della sede RAI di Bologna, ricordano il punteggio, tenuto conto che sono già le 14:25 minuti, cedono subito la linea agli studi di Roma, Bologna 0, Parma 0, Bologna che sale a quota 20, Parma a quota 23, linea agli studi di Saxa Rubra in Roma, grazie per l'ascolto.